luogo dove la tua voce è la nostra voce. E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Pascuzzo, qui come sempre è Mario che vi parla ed oggi ho il piacere di intervistare un artista veramente veramente molto bravo. Lui è Ruggero Ricci ed io lo ringrazio veramente di cuore per aver accettato il mio invito. Ciao Ruggero! Salve a tutti, io sono Ruggero Ricci, ringrazio Mario per l'invito e tutti gli ascoltatori di Radio Pascuzzo. Bene, come al solito lascio presentare inizialmente gli artisti. Spiegaci un po' chi è Ruggero Ricci e quindi presentati un po' ai nostri ascoltatori. Io mi potrei presentare dicendo che sono un cantautore, sono un vocal coach, sono un direttore artistico, sono tante cose. Il mio sogno era quello di vivere di musica a 360 gradi e posso dire di averlo realizzato, occupandomi appunto di formazione, ma anche coltivando la mia carriera parallelamente di autore. Bene, a proposito della tua carriera, com'è che è nato tutto? Allora, la mia carriera comincia con lo studio del canto, su motivazione di Cheryl Porter. Ho fatto dei contest prima di caratura locale, poi nazionale, e è arrivato poi l'esperienza di X Factor nel 2013 e da lì si sono aperte varie porte, da cui ho conosciuto il mio primo produttore discografico, ho pubblicato due album e ho fatto varie aperture di concerti tipo Nomadi, Masini, Fiorella Mannoia, Jalisa, Alexia, Finlay. Sono arrivato ad aprire un concerto a Michael Bolton, ho fatto un tour all'estero nel 2014 e poi sono arrivate tante soddisfazioni a livello numerico, anche di stream. Nel frattempo non ho mai smesso di coltivare la mia passione per la didattica e poi recentemente ho aperto un concerto a J-Ax e proprio quest'anno ho fatto un'apertura al Festival Internazionale del Videoclip a Carmen Consoli, Enrico Ruggeri, Aiello, Willy Peyote e altri artisti. E poi insomma adesso sono in promozione con il mio nuovo singolo che è appena uscito. Bene, com'è nata questa tua passione per la musica? La mia passione per la musica nasce alle elementari e ricordo proprio con lucidità un momento che è stato quando la maestra mi chiese di cantare la canzone New York, New York di Liza Minnelli alla recita di fine anno. Ecco, salendo sul mio primo palchetto capii che io veramente volevo fare musica e da lì poi iniziai a prendere lezioni di canto e ad appassionarmi sempre di più alla musica. Infine ti chiedo quali sono i sogni che vorresti ancora realizzare durante tutta quanta la tua carriera? I sogni che volevo realizzare attraverso la musica, alcuni li ho realizzati, devo dire la verità, ovvero in primis vivere di musica. Poi ovviamente io, cioè nella vita bisogna a un certo punto anche accontentarsi, perché veramente ultimamente ho ricevuto tantissime soddisfazioni. Penso che fare musica sia linfa vitale e non ho mai puntato alla fama e al successo spicciolo, anche perché ho visto tantissimi artisti arrivare a vette di successo impensabili per poi sparire ed eclissarsi. Quindi secondo me la cosa più importante è continuare a fare musica liberamente, quindi in libertà, nonostante tutto. Bene, come ti dicevo, questa era la mia ultima domanda. Io non posso che ringraziarti veramente di cuore per aver accettato il mio invito. Ti mando un grande abbraccio e ti auguro il meglio per tutta quanta la tua carriera musicale e non. Un abbraccio e grazie ancora. Grazie a voi, ringrazio nuovamente Mario per l'invito e tutti gli ascoltatori di Radio Pascuzzo. Hai appena ascoltato il podcast di Radio Pascuzzo, disponibile su www.pascuzzo.eu. Ti ricordiamo di seguirci su tutti i social, su YouTube e su tutte le piattaforme digitali. Radio Pascuzzo, il luogo dove la tua voce è la nostra voce.